La parola a Marco Perissa, responsabile nazionale dei giovani di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale. Buongiorno e grazie a tutti. È un compito strano e difficile essere il responsabile del movimento giovanile di un partito guidato da un leader di 36 anni. È complicato perché da un lato ci sentiamo sulle nostre spalle un'eredità importante, la maggior parte, la stragrande maggioranza delle persone che partecipano a questo congresso oggi e che dirigono questo partito a livello nazionale hanno avuto in qualche modo a che fare con il movimento giovanile in passato. Ne sono stati i protagonisti, ne sono stati i padri, ne sono stati i punti di riferimento, ne sono stati i militanti. E ancor più per questo sentiamo sulle spalle la responsabilità di non poter fallire, perché tradiremmo evidentemente le aspettative di chi ci guarda, perché tradiremmo evidentemente le aspettative di chi ci aspetta fuori da questa stanza e fuori da questo congresso. Movimento giovanile, quando ci chiedono chi siete, io ironicamente, anche con un po' di sarcasmo, rispondo i superstiti. I superstiti di una stagione grigia del movimentismo giovanile chiamata Giovane Italia. Una stagione con la quale, attraverso la fondazione e l'adesione di questo nuovo movimento politico, noi più piccoli abbiamo voluto dire basta. Chi dirigeva quella stagione ha vissuto le paludi dell'inconcludenza derivate da una incapacità decisionale, figlia di una mancata sensibilità nei confronti di un valore aggiunto che questo mondo può apportare ad un partito. Allora, oggi più che mai siamo animati da questo desiderio di riscatto. Oggi più che mai non siamo nella condizione di poter accettare ogni forma di possibile dubbio sul valore che un movimento giovanile può portare ad un partito. Vedete, Aristotele 2500 anni fa disse che ogni popolo ha il governo che merita. E allora noi non possiamo porci la domanda se dopo due governi messi in piedi nelle stanze del potere che hanno depauperato la sovranità popolare, la nostra terra non sia ancora fisicamente insorta. Forse se tutto questo ancora continua, se per le larghe intese in Italia c'è ancora spazio, forse parte di questa responsabilità è anche del popolo che a queste dimensioni non si ribella. E allora, se questo fosse vero, da dove ricominciamo per ricostruire questa Italia? Se il fallimento della politica è prima di tutto il fallimento del popolo che essa rappresenta, come facciamo a non pensare che in questa Italia, oltre che a una crisi economica, c'è una crisi di coscienza? Di gente che davanti alla difficoltà di qualcuno si gira dall'altra parte, che tira dritto perché l'importante è la soddisfazione del proprio ego e non il bene comune. Non è soltanto la politica ad aver tradito la missione di un'umanità, ma siamo prima di tutto noi che dobbiamo ripartire ricominciando da noi stessi. Come si fa? Si fa mettendo insieme, come abbiamo fatto in questi giorni, in questi mesi, in questo anno, le migliori persone che questa società abbia da offrire, il mondo della politica, la società civile, l'impresa, la scuola, ma si fa soprattutto ripartendo dai più piccoli, mettendo davanti ai loro occhi gli esempi virtuosi che, oltre che al Pantheon dei nostri eroi, sono rappresentati da noi stessi. Sono i ragazzi che ci rappresentano nelle scuole di tutta Italia, quelli che vincono e perdono ma comunque non rinunciano a lottare senza accettare compromessi a ribasso nelle consulte di tutta Italia. Sono quelli che per lo più tengono aperte le sezioni del partito sul territorio. Sono quelli che fanno le campagne elettorali senza chiedere niente in cambio. Sono quelli che riempiono le sale dei convegni la mattina presto. Sono quelli che negli anni non sono mai mancati a nessun impegno, anche quando denigrati, derisi, accantonati, non rispettati, illusi e poi traditi. Sono quelli che ci sono sempre stati, sono quelli che dicevo al Sistina qualche mese fa, quei ragazzi negli occhi dei quali la fiamma non si è mai spenta, quei ragazzi che non avevano bisogno di rivederla scritta su un simbolo per sentirla ancora ardere nel proprio cuore, quei ragazzi che purché giovani non l'hanno mai vista davvero quella fiamma,
ma che l'hanno sempre sentita raccontare e vista rappresentare da gente con una grande dignità. Allora, come non si può ripartire da questo? Perché se stiamo costruendo un partito che non ha come obiettivo il 4% alle europee, se la nostra visione del mondo è il nostro obiettivo, se la ristrutturazione del tessuto umano, sociale e spirituale della nostra nazione è il nostro obiettivo, come possiamo non ripartire dai più piccoli? Questa domanda la pongo in maniera retorica, ma neanche tanto, perché se qualcuno dovesse pensare che siamo solo quelli che attaccano i manifesti, io un altro sassolino dalle scarpe oggi me lo voglio togliere, perché è un'occasione più unica che rara. Siamo quelli che in tempi non sospetti e con orgoglio oggi sentiamo salire qui i massimi rappresentanti di questo partito a sostenere la nostra posizione. Ci siamo battuti contro l'allora Popolo della Libertà per non votare nell'ESM e nel Fiscal Compact. E nel totale silenzio della stampa abbiamo occupiato le piazze del centro storico di Roma e di diverse città in Italia per dire che un governo responsabile, quando sottoscrive un impegno da 125 miliardi di euro, prima di dire sì deve chiedersi dove si vanno a prendere quei soldi, e che se la risposta è nelle tasche dei cittadini non va bene. E allora noi lo abbiamo detto quando il nostro partito era sordo e quando il nostro partito, ahimè, lo ha votato, e oggi sarà difficile tornare indietro. E noi abbiamo immaginato una strategia anche per questo. Contestiamo l'Europa e siamo eurocritici, non euroscettici, lo abbiamo detto, condividiamo questa visione, ma se è vero come è vero che l'Europa è una SPA, quello che noi crediamo, crediamo alla nostra Italia, è di diventare rappresentante dei soci di minoranza, di raccogliere le istanze di quei paesi ancora oggi vittime e schiavi delle lobby finanziarie e dello strapotere tedesco, perché soltanto insieme con un'Italia protagonista dello scenario mediterraneo ed europeo sarà possibile mettere in minoranza chi oggi ci schiaccia con la propria arroganza e con la propria austerità. Questo è il movimento giovanile. Il movimento giovanile è quello che, quando Renzi ci dice non vi preoccupate cari disoccupati, ve li do io 1.000 euro al mese per stare a casa, noi gli rispondiamo che se le può ottenere le sue elemosina, che non abbiamo bisogno dell'assistenzialismo della sinistra, che non abbiamo bisogno dei 1.000 euro per stare a casa, abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia un modo per non stare a casa. Perché da questa parte, a differenza dell'altra, c'è ancora una generazione che ha una dignità, che la casa non la vuole regalata, che la casa non la vuole occupata, che il lavoro non lo vuole per diritto. C'è una generazione che è consapevole delle proprie risorse, dei propri talenti, delle proprie specificità, che con orgoglio, coraggio e dignità ha solo voglia di uno Stato che ci metta nelle condizioni di arrivare alla linea di partenza, che poi a correre ci pensiamo noi e la differenza la faremo soltanto noi. Siamo quella generazione che chiede al nostro partito e alla nostra Italia di dire che se c'è una graduatoria per le scuole pubbliche non è pensabile che i Rom arrivino prima delle giovani coppie o delle famiglie italiane. E siamo qui per dire che non è possibile che queste posizioni vengano appaltate alla Lega Nord, perché lo abbiamo detto ieri, meglio populisti che servi, e io lo ripeto oggi con forza, meglio populisti che servi, perché populismo è una parola strumentale che si utilizza nei salotti della televisione e della politica per sminuire un sentimento popolare, perché quando uno è populista nel dire che c'è prima il diritto di chi paga le tasse, di chi rispetta le leggi e poi il diritto di chi viene come immigrato clandestino in questa terra, non è populista, è giusto. Quando un movimento giovanile sostiene che nei centri d'accoglienza in forma di galere non c'è dignità e non c'è solidarietà e che questa gente è meglio rispedirla a casa, non è un movimento giovanile populista, è un movimento giovanile onesto. Concludo semplicemente dicendo, offrendo a questo consesso un altro spunto. Il movimento giovanile ha il dovere, ha la volontà e l'orgoglio di essere questo, provocazione sui contenuti, per fare in modo che la linea raggiunta non sia mai l'ultima, ma che si possa conservare la speranza di raggiungere quella successiva. Riflettiamo su tutto, sui dogmi,
Riflettiamo su quegli status quo che ci hanno dato per intoccabili. Il senso del movimento giovanile è esattamente questo. Quello che io spero, e con questo augurio e questa speranza vi lascio, ne sono certo, che la stagione dell'oblio per il movimentismo giovanile della destra nazionale è terminata, perché siamo finalmente approdati in un partito che abbiamo contribuito a costruire territorio su territorio, provincia su provincia, che ci ha dato la possibilità di essere protagonisti nei suoi massimi organi decisionali. Questa stagione è finita. Da qui riparte la giovane destra.